Oggi continueremo la trasmissione che abbiamo portato avanti finora e parleremo del crogiolo del male. La puntata di oggi sarà appunto le determinazioni all'interno del crogiolo del male. Vediamo un attimo di ricapitolare, scusate un secondo, solo sto cercando l'inizio del programma di oggi perché l'ho perduto in mezzo a tutti i ritagli di giornale che ho accumulato non facendo rassegna stampa in tutte queste settimane. Vi ricordo che il crogiolo del male è quell'insieme di operazioni di magia nera che servono per strappare all'individuo la possibilità di esercitare se stesso, di sviluppare se stesso. E sono quell'insieme di operazioni che servono per metterlo in ginocchio. L'idea del crogiolo del male è venuta quando un altro speaker mi ha fatto notare come io praticamente parlavo sempre contro i vertici della Chiesa Cattolica, i vertici sociali, ma mai contro le piccole cose quotidiane. E allora ho pensato di mettere a punto il crogiolo del male, mettendo insieme tutte le nozioni che la stregoneria ha accumulato. Naturalmente le nozioni che la stregoneria ha accumulato non sono assolute, cioè non sono tutte le nozioni, ma sono l'identificazione di alcuni meccanismi attraverso i quali andiamo a vedere tutte queste cose. Cioè andiamo a vedere come si mettono in ginocchio le persone, come si distrugge la loro determinazione di costruire il loro futuro. Prima di cominciare questo tipo di trasmissione, un piccolo messaggio per l'amico Franco che mi ha telefonato. Appena mi sarà possibile, gli invierò qualcosa che può riguardargli per quanto riguarda la magia dei campi. Gli manderò praticamente ciò che porta a diventare eterni nella religione romana e fra le altre cose comprende anche la magia del lavoro dei campi, cioè tutte le divinità che intervengono quando si lavora il campo, quando si lavora la terra, quando si partecipa al divenire della natura e si diventa parte della natura. Un'altra cosa, ricordo ai radioascoltatori della Magia Stregoneria Paganesimo che insieme a un altro amico delle parti di Mestre, di Treviso, stiamo cercando di trovarci assieme una volta al mese a mangiarsi una pizza e bersi una birra. Le telefonate che ho ricevuto sono poche, però bene, sono positive direi. E niente, questa settimana sarà l'ultimo giro e poi cominceremo a cercare un appuntamento fisso, diciamo una volta al mese, tanto per trovarci a mangiarsi una pizza, bersi una birra e discutere un po' delle proprie cose. Poi quello che nascerà sarà quello che nascerà. Bene, la trasmissione di oggi, la quinta trasmissione del crogiolo del male, e parlerà delle le determinazioni nel crogiolo del male. Cosa sono le determinazioni? Sono le relazioni obbligatorie attraverso le quali un essere afferma se stesso in rapporto col mondo che lo circonda. Rappresentano il divenuto della specie, quanto la specie ha costruito per l'ultimo nato della serie che dall'uscita dal brodo primordiale ha condotto fino ad oggi. La possibilità di esercitare le proprie determinazioni qualificano l'essere umano in relazione al mondo che lo circonda. Il primo problema che la pulsione di morte si pone attraverso l'esercizio della magia nera è quello di privare l'individuo dell'uso delle proprie determinazioni in funzione della costruzione del proprio divenire, sostituendole con determinazioni provenienti da bisogni estranei cui si impone di soggettivare. L'essere umano, quando nasce, è volontà, determinazione di se stesso. Fin dal primo rapporto con la madre, questa pretende l'assunzione da parte del nuovo nato delle proprie determinazioni. Il bambino impara, fin dai primi giorni di vita, che la madre è più disponibile durante il giorno che non durante la notte, in alcuni momenti anziché in altri. Quando il bambino succhia il latte al suo seno, percepisce una maggiore o minore partecipazione della madre. Frasi come il mio bambino è una peste, non dorme mai, oppure il mio bambino è un angelo, dorme sempre, non stanno ad indicare la condizione del bambino, ma la predisposizione della madre nei confronti delle sollecitazioni del bambino.
La madre deve accudire le faccende domestiche quando è l'angelo del focolare, oppure deve dividersi fra lavoro fuori casa, lavoro in casa e accudire il bambino. La nascita del bambino viene vissuta in vari modi: gioia, dolore, rammarico, attesa, eccetera. Tutti descritti meno che nell'unico modo razionalmente accettabile. La nascita di un bambino è un lavoro che deve essere svolto al meglio sia per costruire se stessi che per costruire il sistema sociale in cui si vive. Dare e togliere affetto e disponibilità quando le esigenze non collimano con chi richiede soddisfazione. Quando il bambino era nella pancia della madre, le determinazioni di madre e figlio erano la stessa cosa. Quando il bambino nasce, diventa un disturbo, una variabile esterna, cui la madre deve rispondere non sapendo quale risposta dare né a quale domanda sta rispondendo. Il bambino chiede di rispondere alle domande che pone, la madre non conosce le domande. L'essere leonessa non ha problemi a rispondere alle domande del figlio. Lei esercita le determinazioni della sua specie. Lei non obbedisce ai dettami della pulsione di morte. Lei non si chiede del significato delle domande del figlio. Il figlio è se stessa. Obbediscono allo stesso intento. L'essere leonessa determina se stessa nella caccia e nella vita di tutti i giorni. Soddisfa le esigenze del figlio in quanto quelle esigenze le appartengono. Non ha separato la descrizione dalla percezione. Lei è sempre percezione, sia quando il figlio è nella sua pancia che quando il figlio è nato. Lei vive attraverso le sue determinazioni e il figlio cresce seguendo le sue orme, imparando ad esercitare le proprie determinazioni. Lei è dunque determinazione della propria specie e le esercita per costruire il proprio futuro. Così il piccolo essere leone cresce esercitando le determinazioni praticate dalla madre, diventando egli stesso determinazione della propria specie. La madre del piccolo essere umano non vive determinando il divenire della propria specie. Lei ha subito le determinazioni come impostegli dalla pulsione di morte. La chiama educazione, la chiama dovere, vive tutto questo come un fastidio continuo. A quel fastidio il bambino si deve adeguare. La madre lo costringe ad adeguarsi con l'aiuto del padre e di altri parenti, spesso nonni e zii. La madre è un prodotto del sistema sociale in cui vive e a quel sistema sociale deve dimostrare la sua abilità presentando il proprio figlio adeguato, pronto, educato, sottomesso e rispettoso. Quali sono le determinazioni dell'essere umano? Chi mai potrebbe trovare le perle nell'orrore con cui la pulsione di morte le avvolge? C'è il sesso, che dal punto di vista pagano è raffigurato da Eros. Ci sono le mani, che dal punto di vista pagano sono raffigurate da Minerva. Ci sono il sapere e la conoscenza, che dal punto di vista pagano è rappresentato da Giove con tutte le divinità dei singoli aspetti. C'è la costruzione della ragione e della descrizione, che dal punto di vista pagano è rappresentata da Mercurio quale messaggero del divino che ci circonda, al divino che cresce dentro l'essere umano. Queste determinazioni sono i fondamenti di tutte le determinazioni proprie della specie umana, le sue specificità. Il comando sociale deve alterare queste determinazioni per stuprare il divino dentro l'essere umano e assoggettarlo alla pulsione di morte. Stuprare quelle determinazioni è l'arte della magia nera nel suo processo di distruzione dell'individuo. La madre produce nel figlio quanto in lei è stato distrutto, quanto a lei è stato insegnato attraverso l'imposizione a distruggere. La pratica sessuale deve essere asservita alle esigenze del comando sociale. Si criminalizza la masturbazione e nello stesso tempo, attraverso la famiglia patriarcale, si esalta il mito della virilità. Terrore, assoggettamento, riproduzione del terrore. Si terrorizza il sesso, lo si assoggetta alla riproduzione o all'esaltazione del possesso come oggetto di riproduzione. Si costringe a dimenticare il piacere. Il piacere come fine della pratica,
un piacere che viene negato al punto tale da praticare l'infibulazione per poterlo negare. Le mani servono per trasformare merci in prodotti. Si costringe l'individuo ad imparare che è più facile usarle per rubare, arraffare ed appropriarsi. La mano della madre e del padre spesso si cala violenta sul figlio. Le mani non devono servire per costruire, ma per distruggere e impedire. Il lavoro diventa atto di sottomissione, fatica e tormento, anziché diventare un momento di costruzione sociale. La tensione che porta a sviluppare il sapere e la conoscenza nell'individuo viene uccisa dalla madre. Quanto lei conosce, non solo informazioni, dati, nozioni, non sono tensioni verso il sapere e la conoscenza che la coinvolgono con tutto il suo essere. Cioè, quanto lei conosce sono solo informazioni, non è sapere e conoscenza. Quelle informazioni sono merce, non sono magia. Sono nozioni ripetute ed elencate fino all'ossessione per autoesaltazione, per costringere il bambino a riconoscersi ignorante e stupido. La madre riproduce nel bambino la propria ignoranza, un'ignoranza che la stessa ignora perché quanto non si conosce non si può nemmeno immaginare nell'esistenza. La madre sostituisce la tensione per la ricerca del sapere e della conoscenza del bambino con la recitazione ossessiva della sua descrizione. È una descrizione povera, come prodotto di una ragione povera, il cui fine è la pura sopravvivenza della persona. La madre, distruggendo le determinazioni dell'individuo in funzione dei bisogni impostigli dal comando sociale, ha costruito il figlio come soggetto di carità. In pratica, ha costruito un individuo povero e bisognoso di aiuto nella soluzione dei suoi bisogni, violento sia negli atteggiamenti di appropriazione sia nell'imposizione pietistica del suo stato. Gli altri devono piegarsi alle sue necessità. Le strategie di violenza e le strategie pietistiche che adotterà dipenderanno dal ruolo sociale che raggiunge, ma è un individuo povero sempre. Non c'è alternativa sociale nella distruzione delle determinazioni dell'essere umano. Le condizioni dell'esistenza dei genitori le impongono. La soluzione per uscire da questo elemento come imposto dal crogiolo del male non sta nell'educazione del bambino, ma nello stimolare l'esercizio delle determinazioni nell'essere umano adulto. Stimolare il ricordo della rinuncia all'esercizio delle proprie determinazioni. Quel ricordo ci permette di ribadire quanto si afferma in stregoneria, girare lo sguardo. Modificare se stessi prendendo nelle proprie mani il proprio divenire. Prendere nelle proprie mani il proprio divenire e cominciare da quello che siamo e dalle condizioni in cui viviamo a ridefinire l'uso delle determinazioni umane. Si faranno molti errori, ma non è importante, gli errori si correggono. L'essere umano adulto deve incominciare ad esercitare le proprie determinazioni, consentendo ai propri figli di incominciare a fondare il loro futuro. L'essere umano adulto deve educarsi prendendo nelle proprie mani le proprie determinazioni. Così facendo, apre gli spazi per i propri figli. La pulsione di vita è la magia che distrugge la pulsione di morte. Per cui, dove sta il nocciolo e il segreto centrale? Il nocciolo e il segreto centrale sta nella capacità degli esseri umani adulti di prendersi nelle proprie mani il proprio divenire e non di porsi davanti al bambino come un figlio da educare, qualcosa da addestrare, ma qualcosa da aiutare a vivere, che è un elemento completamente diverso. Per esempio, è morto qualche giorno fa Spock, uno dei pediatri della permissività americana. Bene, la permissività messa in essere da Spock non è la capacità di prendersi in mano le determinazioni, ma è un altro modo per addestrare le persone. I bambini nel cristianesimo vengono educati a cinghiate oppure sottomessi con azioni melense, con azioni dolciastre. Però il fine è sempre la sottomissione. E Spock non aveva esattamente compreso questo, perché in fondo Spock era cristiano e lui insegnava delle tecniche per assoggettare al meglio i bambini, non per liberare la società umana dal male e dall'orrore. Per cui
il segreto sta nel cominciare ad addestrare gli adulti a prendersi in mani la responsabilità della propria vita, non sta nell'educare in maniera diversa i bambini, per cui dobbiamo educare gli adulti, non educare i bambini. Questo è il concetto. Quando inseriamo il concetto di educazione nei confronti dei bambini, già inseriamo un concetto di malvagità, un concetto di perversione. E questo è comunque crogiolo del male, anche se dobbiamo riconoscere che nella storia ci sono stati molti individui che hanno aperto delle brecce per arrivare fino a noi. Cioè, questo che io sto dicendo non è gratis, è stato pagato col sangue da decine e decine di persone che sono arrivate prima di me. Ora, un attimo solo, ok, sono ancora qui. Niente, io ho finito le determinazioni nel crogiolo del male. In pratica il crogiolo del male deve strappare le determinazioni di una persona. Le determinazioni sono le relazioni obbligatorie che ha un individuo, che ha un essere. Ogni essere della natura vive con le proprie determinazioni. Il giaguaro ha le sue determinazioni, la pulce ha le sue determinazioni, il virus e il batterio hanno le sue determinazioni, l'essere umano ha le proprie determinazioni. Cioè, ogni specie ha, per svilupparsi, ha delle relazioni obbligatorie col mondo che la circonda. Queste sono le determinazioni. E pratica queste determinazioni attraverso l'uso della propria volontà, attraverso l'uso della sua volontà di vivere, la sua volontà di espandersi e di divenire. Ed è necessario che un essere umano soddisfi queste determinazioni ad ogni costo. Cioè, effettivamente è una guerra, è una sfida per la vita. Non è un'accettazione passiva. Bene, cominciamo un attimo con la rassegna stampa. Beh, dall'altra medicina di salute, che è un supplemento della Repubblica, c'era la mente cura alcune malattie. In pratica la predisposizione mentale permette di avere un numero minore di malattie. Questo, vabbè, è una cosa che discuteremo quando faremo meditazione. Scusate un attimo, qui ho un po' di... Quando faremo meditazione e contemplazione. Dal gazzettino del 2 marzo 1998 c'è sempre il solito discorso. Gorbaciov chiese perdono al Papa. Dal gazzettino del 3 marzo 1998, imbarazzo in Vaticano per l'intervista di Suor Lucia. Cioè, sto Wojtyla che è andato da sta Suor Lucia e dirgli: sai, avevi ragione tu, pensa che anche Gorbaciov si è messo in ginocchio e ha chiesto perdono per tutto quello che ha fatto. In realtà Wojtyla ha raccontato questa panzana a sta Lucia. Lucia l'ha riportata sui giornali ed è successo un scatafascio, un grandissimo casino, perché questa chiaramente è una porcheria, che però tanto la sua Lucia è una scema, lo sa benissimo Wojtyla, e si può raccontare qualsiasi cosa. Dopo vengono fuori i pateracchi. Vediamo un attimo. Processo per l'uccisione di Don Puglisi, il gazzettino 24/2/1998. Il pubblico ministero chiede 4 ergastoli e critica l'assenza della Chiesa. Allora, sto Don Puglisi è stato ammazzato più o meno dalla mafia, parroco del Brancaccio, e il pubblico ministero critica l'assenza della Chiesa dal processo. In realtà non è vero, la Chiesa è perfettamente presente al processo, ed è presente al processo con la mafia. Dopodiché qualcuno prende la forma e la propaganda come sostanza e come vera e cerca di fare delle cose diverse, e dopo viene sparato. Ma chi lo ha sparato è sempre un altro cristiano, e lo fa obbedendo agli insegnamenti della Chiesa cristiana. Vediamo un'altra cosa, la Repubblica del 3 marzo 1998. Vienna, il cardinale è pedofilo, gli inviati del Papa lo processano. Dopo che questo qua ormai è stato sputtanato da 30-40 persone, cioè ne ha fatte sembrerebbe di cotte di crude, sto Hans Hermann Groer, sto cardinale di Vienna,
Beh, dice il Vaticano, andiamo a vedere cosa succede, ma ormai è talmente palese la sua porcheria, è talmente evidente, talmente pubblico quello che ha fatto che è veramente allucinante. E il problema grosso non è tanto la sessualità in sé, è sempre lo stesso discorso, è la sessualità esercitata attraverso il possesso delle persone, cioè lui praticamente si faceva i chierichetti, si faceva i novizi, no? In quanto lui era cardinale, in quanto lui era vescovo, e lui pensava di avere tutti i diritti di stuprarsi questi, beh, tanto erano novizi, erano asserviti, e lui era la rappresentanza del Dio sulla terra. Questo è il concetto fondamentale, non è tanto la sessualità o come viene esercitata la sessualità, è che questo concetto è alla base di tutto il cristianesimo. Vediamo un attimo, censura un mostro dalle mille vite. Bene, come avete sentito, saputo tutti, Totò che visse 2 volte, è stato rimesso nelle sale e in più, oltre a essere stato rimesso nelle sale, è stata tolta una volta per tutte il diritto alla commissione di censura di bruciare i film. Ricordo che questa commissione di censura ne ha fatte di cotte di crude, ne ha bruciati i film a osa, vediamo un attimino più avanti, ho delle liste di film che questa commissione ha annullato, salvo poi, come dice un altro articolo, viene fuori il Domenicano a dirti no, ma anche in Bertolucci c'era del sacro, anche in questo c'è del buono, anche in quest'altro tutto sommato andava bene, e allora i film venivano un po' alla volta riammessi. Però questa commissione ne ha fatte di cotte di crude. Per esempio, la ricotta di Pasolini, la ricotta Pasolini Orson Welles del 63, che fu processato per vilipendio alla religione cattolica. Viridiana, la novizia viridiana, fu contestata dalla Spagna franchista che ne impedì, la distribuzione. Il portiere di notte viene sequestrato, il motivo è l'offesa al comune sentimento del pudore. Il film di Salò, che viene, il film Salò di Pasolini, che viene censurato per corruzione di minori e atti osceni in pubblico. L'ultimo tango a Parigi per la questione del rapporto d'amore del burro con Brando e Schneider. L'ultima tentazione, si intentò di impedirne la proiezione. In pratica sta commissione di censura ne ha fatte di cotte di crude. Con Totò che visse 2 volte, la commissione di censura non ha più questo diritto, gli è stato tolto. Per cui diciamo che da quando furono bruciate il libro contro i cristiani di Porfirio, sono passati da allora ad oggi circa 1550 anni, da allora fino adesso ci sono voluti 1550 anni per impedire di bruciare libri, di bruciare film. Beh, insomma, niente male, direi. Andiamo avanti. Lo chiede Joachim Meyer, capo dei cattolici laici e amico di Kohl. La Repubblica, 24 febbraio 1998, Germania sfida a Wojtyla, sì alle donne e sacerdozio. Adesso la sfida è diventata pubblica, poche ore dal Concisdoro, in cui Wojtyla ha punito la Chiesa di Germania non concedendo la porpora all'arcivescovo Karl Lehmann, guida dell'episcopato tedesco. Il presidente del laicato cattolico Hans Joachim Meyer ha chiesto apertamente che quanto prima vengano aperte le porte al sacerdozio, agli uomini sposati e alle donne. Ha auspicato che anche le donne vengano ammesse al sacerdozio, sebbene in tempi più lunghi per non creare fratture in seno alla Chiesa. In pratica, la Chiesa di Germania sta accorgendo che sta andando in vacca con tutto, cioè ormai stanno chiudendo le chiese, non ci sono più parroci, non ci sono più preti. Non ci sono più niente, cioè, addirittura in Italia vengono importate suore sia dall'Africa, dall'India, vengono importate suore dalla Svezia, dai paesi dell'est, è veramente una cosa obbrobriosa, cioè, è di uno squallore che solo la Chiesa Cattolica può abbassarsi a tanto, cioè il vuoto dottrinale, il vuoto del pensiero, il vuoto
del messaggio cattolico è talmente aberrante, talmente bieco, che è costretta ad importare religiosi. Cioè, è una cosa veramente folle. Dal Corriere della Sera del 28 febbraio 1998. Kabul, la dura legge dei talebani, ragazza frustata e mani mozzate. Ricordiamo come sia in corso un tentativo della Chiesa Cattolica di unificarsi, cioè di unificare gli intenti, di unificare l'organizzazione con i musulmani e con gli ebrei. E stanno tentando in pratica di fare fronte comune, le religioni rivelate stanno facendo fronte comune rispetto al liberalismo, rispetto a tutte quelle che sono le istanze di libertà che vengono propinate. E sempre dal Corriere della Sera, del sabato 28 febbraio 1998, leggiamo: polemiche in Israele su donne e tradizione religiosa. Ebrea ortodossa subisce uno stupro, la legge rabbinica ordina al marito: è impura, adesso devi lasciarla. Cioè, le donne veramente vengono considerate come carne, insomma, tutto sommato anche gli uomini alla fin fine. Cioè, praticamente sono solo un cazzo e un buco e basta, cioè, non sono persone, sono solo carne da riproduzione. C'è una cosa veramente fobica, le religioni rivelate sono qualcosa fuori di testa. Sempre dal Corriere della Sera, del 28 febbraio 1998, appello del Vaticano a Pechino: liberate quel vescovo cattolico. Allora, siamo sempre le solite, no? C'è la condannata a morte che non deve essere ammazzata perché è cattolica. Il vescovo cattolico viola la legge, anziché dire il Vaticano al vescovo cattolico: non devi violare la legge, dice a Stalter che lui può violare la legge perché lui è cattolico. Allora, cos'è? In Cina la religione è ammessa purché sia praticata nei luoghi di culto. La Chiesa cattolica non ha nulla di culto, cioè non ha niente di religioso come rapporto fra sé e il suo Dio, perché il suo Dio non esiste. E poi l'educazione cattolica uccide qualsiasi sentire il Dio. Per riuscire ad avere dei rapporti, per riuscire ad avere una situazione sociale, la Chiesa cattolica è costretta a mettere in ginocchio tante persone, cioè praticamente i cattolici, i cristiani, trovano la realtà del proprio Dio, trovano che il proprio Dio esiste soltanto nella misura in cui sono tanti in ginocchio. Vediamo un attimo. Pronto? 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 No. Soltanto in quel modo i cristiani possono ritrovarsi. Allora, in Cina, che loro sono costretti a seguire il loro culto dentro la Chiesa, loro non lo possono fare, mentre lo possono fare benissimo tutte le altre religioni, cioè tutte le altre religioni possono farlo meno che i cristiani. Pronto? Andiamo avanti ancora. Corriere della Sera del 28 febbraio 1998. Oregon, eutanasia gratis per i poveri. Beh, veramente era ora. Pronto? Veramente era ora, perché i poveri vengono fatti soffrire fino alla fine, perché il Dio dei cristiani si bea, gli piace vederla soffrire, si compiace della sofferenza. Ricordatevi che Dio dei cristiani fa soffrire per mettere alla prova la fede delle persone, qualcosa veramente di squallido. Andiamo avanti ancora. Dal Gazzettino del 2 marzo 1998. Vescovo olandese si fa senza tetto per capire la strada. Anche questa è un'altra porcheria. Perché un'altra porcheria? Perché lui è sempre un vescovo. Cioè, lui in qualsiasi momento può lasciare il suo stato di barbone, di senza tetto, per rientrare nei ranghi cattolici. È come il missionario che va in costa in Sierra Leone e poi dalla Sierra Leone, che scoppia la guerra, viene sequestrato da quelli che fanno la guerra. E lui non è andato in Sierra Leone, lui ha alle spalle tutto quanto un paese che lo sostiene. Cioè,
se è un missionario francese alla Francia, se è un missionario italiano all'Italia. Si muovono le ambasciate, si muovono i soldi, si muovono i riscatti, si muovono tante cose che per gli abitanti della Sierra Leone queste cose non si muoverebbero mai. Per cui affermare che lui va a fare il missionario là, si fa povero, non è vero assolutamente, cioè è una porcheria. Inoltre, quando qualcuno diventa barbone, quando qualcuno diventa senza casa, nasce oppure perde tutto quell'insieme, la casa, il lavoro, cioè per cui resta per strada, resta disperato, scende attraverso una china discendente, una china che non è soltanto economica, ma anche distruzione della sua cultura, cioè è la distruzione della sua capacità di reagire. Per esempio, se uno che diventa un barbone pianta la tenda davanti al Quirinale per protesta, come minimo i carabinieri lo spostano, come minimo i carabinieri gli danno a mangiare, come minimo riesce ad avere un buco, riesce ad avere sostentamento. Cioè, anche la capacità di protestare, la capacità di determinare se stessi, quando si passa da una situazione economica ad un'altra, viene distrutta. Per cui questo vescovo fa soltanto delle cazzate, in pratica. Vediamo un altro discorsetto invece divertentissimo. La Repubblica del 27 febbraio 1998. Accidenti, è un sacco di tempo che non facevo rassegna stampa qui. Abolite quello sport blasfemo. Cardinal Tonini si incazza perché il cacciatore Ronaldo si è messo sul pan di zucchero e fa come il Cristo. Cioè praticamente, ah, che bacchio. Cardinal Tonini è effettivamente un uomo dalla morale bassissima. È una da morale squallidissima. Qualunque rappresentazione per lui è fuori di testa. Cioè, il suo Dio è talmente povero, talmente miserabile, che qualsiasi rappresentazione diversa risulta indecente perché ne mette in discussione la miserabilità del suo Dio. Quando una religione ha un Dio, ha un profeta che è solo rappresentazione, è solo scena, è solo imposizione, quella religione, quel Dio qua non regge a nessun altro confronto. Senza la forza, senza la violenza, senza i carri armati, senza il terrore, quella religione non regge. Vediamo un attimino dal Gazzettino del 27-2-1998. Questo è un articolo detto divertentissimo. Le pinguine prostitute. Praticamente sembra che alcuni studiosi del comportamento dei pinguini abbiano scoperto che le pinguine al Polo Sud diano sesso in cambio di sassi con i quali proteggere il proprio nido. Beh, bellissimo questo. Cioè, in pratica, cosa dice questo? Dice che l'animale femmina determina se stesso nella progenie, cioè ci tiene alla propria progenie, a far discendere la propria stirpe, la propria discendenza, ed è disposto a qualunque cosa pur di avere il posto migliore per poter ottenere questo. E questo è veramente bellissimo, questo articoletto. Comunque sarà da approfondire un pochino. Dal Gazzettino del 6 marzo 1998, e qui siamo alle solite. Vi ricordate un attimino? Sì, è vero, anche il D'Annunzio prima di morire mi ha chiesto di fargli il segno della croce, ha detto quella. Stalter ha detto sì, anche il Carducci, quello che ha fatto lì, no, a Satana, ste robe, che ero mangiapretti, prima di morire si era convertito. Anche quello prima di morire. Ricordate ste puttanate? Beh, allora, conversione per il regista Strehler. Giorgio Strehler, prima di morire, pensava una sua conversione, ha detto questo lo pensava. E quando si chiede, eccetera, eccetera. Strehler, si legge su un articoletto, aveva paura del dolore, della morte, era invecchiato bene, ma con conflitti irrisolti. Cioè, veramente sta gente ha bisogno di convertire prima di morire. Ma sicuramente c'è qualcosa, sicuramente c'è. Pronto? Ciao Ciao! Claudio, ciao. Claudio, Dimmi! Mi porca, senti? siamo, cerco di sentirti per radio, prova a parlare. No, mi senti adesso? No, no, no. No, prova Ecco, adesso. benissimo Beh, ti sento adesso. così, dai. Benissimo, bello, bellissima la storia, quella che hai detto della pinguina. Ah, vero? Una poesia, È una bella, dai. poesia, bella veramente. Ascolta Claudio. Pronto? Dimmi Sì, tutto. ecco.
Allora, perdonami perché adesso mi sono persa un'altra volta, comunque cercherò. Per quanto riguarda il fatto di questa unificazione, che sarebbe in atto tra la Chiesa cattolica, quella ebraica e musulmana, Intenti, unificazione di intenti. unificazione intenti, sì, hanno scoperto una grossa centrale terroristica in Belgio, che aveva ramificazioni in tutta Europa, anche quella di Bologna che tempo fa ti Sì, avevo fatto quell'intervento, accennato. ecco, erano collegati anche con quella di Bologna. Queste centrali terroristiche collegate all'Algeria, sì, ai fatti che succedono in Algeria, che poi Certo. alla fine sono servizi segreti e non è che siano dei pazzi lì in giro, No, no, sono sono... protetti, sono, praticamente hanno a che fare con organi dello Stato. Ma non sono mica d'accordo, sai. Non Di sono cosa? mica massa d'accordo. No, vabbè. No. Dopo tu pensa quello che vuoi, ma io invece sono convinto che ci sia un effetto di pazzia diffusa. Ah sì? No, Anche perché... perché il tipo di reato che viene commesso Sì. è molto rivolto a persone indifese. Sia bambini e a donne. Appunto, cioè il terrorismo di Stato Sì. o fa dei botti abbastanza brevi, magari molto forti, Sì, però pochi, esatto, come è successo anche qua, insomma. oppure massacra oppositori individuati. Sì. Capisci? Difficile. Queste cose sono molto legate a un fanatismo religioso, cioè a disperati che non hanno niente da perdere. Sì, ma Questa è la mia idea, sai. è vero, ma come fanno poi a costituirsi queste organizzazioni in stati europei? Cioè, mi pare Ah, che... ma guarda che destabilizzare l'Algeria è un interesse sia di tanti paesi, eh. In fondo, tu pensa che se l'Iran mettesse una bomba negli Stati Uniti, viene attaccato dalle portaerei. Se l'Iran finanzia questi integralisti, nessuno gli dice niente. Cioè, Perché c'è un interesse, tu dici, a destabilizzare i paesi dell'area mediterranea. l'Algeria era un paese abbastanza liberale, tutto sommato, Sì. eh. Pensa all'attacco che hanno subito le donne, proprio le donne fisicamente, le giornaliste progressiste. Sì, Cioè, è dubbioso, secondo me, questo. è che si legge un po', cioè, sì, è dubbioso come dici tu, senz'altro. Poi volevo dirti un'altra cosa, sempre a proposito di fatti di questo tipo, cioè l'altro giorno parlavano di Pio XII, Sì? che dicevano che è stato un linciaggio nei suoi confronti, perché era apparso qualcosa, mi pare, sul giornale dell'Unità. C'ho parecchio, sì. Ho parecchi ritagli su Pio XII. Sull'Unità? No, non prendo l'unità. Ah, no, io sentivo Sì? che appunto da questo giornale, criticavano questo giornale perché puntava il dito sul Papa in quanto non condannò le atrocità dei nazisti. Dicono altri giornali che è falso e condannò a rischio della sua vita. Cioè, il problema è questo, sai, il problema è che i cattolici hanno appoggiato il nazismo, cioè i vescovi hanno appoggiato il nazismo in funzione anticomunista, cioè contro i bolscevichi, no? Sì. E sapevano esattamente dove andava a parare il nazismo. Poi il fatto che il Vaticano sapeva perfettamente che stavano macellando gli ebrei, questo lo sapeva, però stette zitto. Allora c'è tutto quanto il gioco dei dubbi, capito? Perché ricordati che il Papa, per i meriti del beato Pietro, è sempre santo. Per cui la Chiesa non può mai mettere in discussione un Papa, capito? Deve sempre insinuare il dubbio. Sì. Comunque, sì, beh, certamente. Ma dicono, sì, appunto, che sì, stavo seguendo il discorso Sì, tu come la pensi? Ah, beh, mi hai già risposto praticamente su questo,
su questo Pio XII. Comunque dopo dirò alcune parole ancora. Sì che, sì. Dunque, dicono che è strano, insomma, che questo giornale abbia, sì, se ne sia uscito con questa, con queste dichiarazioni sull'antisemitismo di questo Papa. Un'altra cosa volevo dirti. Cosa pensi della raccolta firme per istituire delle case chiuse? Cioè, io penso che alla fine questo sia finalizzato non a eliminare la prostituzione, ma a riscuotere tributi, tasse, cioè poi la prostituzione qui per la maggior parte è illegale, quindi non vedo, cioè io direi una raccolta firme per eventualmente per rimandarla al loro paese, non per metterle. Vedi, non per... Francesca, io sono un vecchio rivoluzionario, tutto sommato, e io per, nella legge Merlini per me è stata molto importante. Certo. Cioè, capisci? Dopodiché la gente deve vivere, deve sopravvivere come può, ognuno vende quello che ha e quello che può e quello che il mercato richiede, per sì. Cui mi lascia molto perplesso tutti questi discorsi qua sulle case chiuse. Ci sono chiaramente, sì, degli interessi tipo mafia, tipo qualcuno che vuole appropriarsi di qualcosa. Sì, sì, la penso anch'io così. Finché è così, vabbè, ogni tanto ne prendono qualcuno, trovano il trafficante, trovano questo, trovano l'altro, ma dopo, quando le cose cominciano a essere legalizzate in qualche modo, sì, è più sporco dopo. Sì, io la vedrei in questo modo. Mm. Perché già si parla di balzelli, di tasse e poi... Sì, sì, io la penso... Dopo diventa illegale importare prostitute, no? Cioè, che lo sta... Pensiamoci un attimo, secondo questo me. È questo il discorso. Perché non raccolgono firme per espellere queste persone? Ma no, ma neanche per cambiare le condizioni di vita delle persone. Anche perché finché ci sarà bisogno di sesso, spiccio... Finché c'è quel bisogno ci sarà sempre la richiesta, la ricerca, ci sarà sempre qualcuno che offre, qualcuno che deve mangiare. Sì, va bene, ma cioè creare delle organizzazioni criminali per importare poi da noi queste povere disgraziate per fare il mercato del bestiame, per usare i tuoi termini. Si potrebbe aumentare un po' le pene, ma un po' le pene si può aumentare. Ma non è che ci siano molte soluzioni nell'ambito delle condizioni in cui viviamo, eh? Sì, qui ci sono praticamente delle organizzazioni mafiose che vanno dal narcotraffico alla prostituzione. Esatto. E quindi abbiamo poi questo scenario. Esatto. E che poi si voglia rimediare dicendo creiamo delle case chiuse mi sembra una cosa abbastanza folle. Allucinante, sì. Cioè io non la vedo giusta. No. Mi suona alquanto rosca. Sì. Non è vero? Sono d'accordo anch'io su questo. E vabbè, bene, io adesso ti ascolto, casomai intervengo dopo. Sì. Grazie. Anche perché sono un po' svampita oggi, mi perdo un po' così. Ma non ti preoccupare, siamo tutti un po' svampiti. Anzi. Abbiamo tanti problemi, vero? Beh, insomma. Cioè, tutti li abbiamo. Sì, beh, guai se non li avessimo. Sì. Ecco, sì, volevo dirti questo, Claudio, dimmi. Scusami. Il cattolicesimo, la religione, però, diciamo, adesso c'è un'altra religione. C'è il consumismo che sta soppiantando, cioè stanno perdendo terreno, mi sembra, le istituzioni cattoliche a fronte di questa nuova, di questo nuovo credo. Cioè, non è che andiamo in peggio, cioè non. Voglio Ma dire. Sai, ci sono sempre dei meglio o peggio nella storia. Nella storia ci sono sempre degli alti e bassi. Non c'è mai un peggio in assoluto o un meglio in assoluto. Sì. Cioè, andiamo avanti, questo è importante, capito? Sì, ma andiamo avanti in peggio. No, direi di no, dai. D'altronde c'è una specie di appiattimento, ti rispondo per radio però. Appiattimento sì, perché una volta le persone erano dei microcosmi, avevano una personalità, adesso mi sembrano dei monoblocchi. Cioè, ma neanche Stalin era riuscito a tanto. No, ma ho capito il concetto che stai dicendo tu. Sì, allora io ti ascolto. Sì, grazie, adesso ti dico. Ciao, grazie. Ciao. E il telefono mi fa qualche minuto al limite. No, ho capito il concetto che vuoi dire tu, Francesca.
Sembra che in questo momento le persone abbiano perso il gusto di vivere, di battersi, di costruire il futuro, la dinamica che c'era 20-30 anni fa. Questo è vero. Però stiamo nei pressi di un cambiamento emozionale, cioè di un cambiamento come modo di guardare il mondo, modo per guardare la vita, modo per costruire se stessi. E il modo che sta venendo avanti è un modo che sembra estraneo a quelli che lo hanno vissuto prima, però appartiene comunque al divenire degli esseri umani, cioè appartiene comunque al divenire degli uomini. Non è un micro un chiudersi dentro, è proprio un modo diverso di affrontare la vita, ma talmente diverso che sembra quasi incomprensibile. Forse meno acculturato, questo sicuramente, però non è un microcosmo, non è un chiudersi, è un affrontare la vita in maniera diversa. Poi nel corso della storia ci sono sempre stati degli alti e dei bassi, nel senso che a volte sembra quasi che la storia torni indietro, cioè sembra addirittura dei riflussi spaventosi, però non è esattamente così, la storia va sempre avanti. Solo che è come se fossero necessarie delle pause per riprendere la rincorsa. Questo è in sostanza il discorso. Va bene, andiamo avanti, dopo accenneremo qualcosa ancora di sto Pio XII. Il discorso è questo, che esistono due responsabilità che secondo gli storici vanno distinte. Ed è la responsabilità della nascita del nazismo, cioè la responsabilità della Chiesa Cattolica nel nazismo, che è una, e la responsabilità nella strage, nell'omicidio puro e semplice. Pronto? Sì? Gamma 5? Sì, gamma 5. Sì, pronto? Dimmi. Con chi parlo? Radio gamma 5, dimmi. Volevo parlare con l'interlocutore. Sì, dimmi. Pronto? Sì, dimmi. Mi senti? Sì. Allora, dai. Cosa hai nome? Come cosa ho nome? No, quello che parla, Sì. volevo sapere cosa fa. Claudio Simeoni, perché? Ah, Simeoni? Sì. Stai attento, ti sei mai fatto un attacco al cervello? Anche due? Ma fatene anche qualche, Sì, ma ok. te la sai? Vabbè, un altro imbecille. Allora, vediamo un attimo. Dalla Repubblica, allora, dicevamo prima, ci sono due responsabilità. Il nazismo è il prodotto della Chiesa Cattolica. Il superuomo nazista non è altro che Gesù di Nazare, quello che dice fermati vento, risorgi i morti, vengo io a destra di mio padre, spacco tutto, più o meno è questo, quello che caccia la gente dal tempio per fare quello che vuole lui. E questo è il nazismo. E invece l'omicidio puro e semplice, cioè la strage che è stata fatta, l'omicidio degli ebrei, ricordo che anche i pagani sono stati massacrati nei campi di sterminio, fra le altre cose. Questo invece sicuramente Pio XII ne sapeva, sicuramente la Chiesa Cattolica lo sapeva, sicuramente a eseguire, cioè i guardiani dei campi di sterminio, chi dava il via ai forni di crematori erano cristiani sicuramente, tant'è che nessun cristiano viene ammazzato in quanto cristiano. C'è qualcuno che viene ammazzato come cristiano, ma perché è un politico. Perché fa della non perché è cristiano. E sicuramente tutti questi sono cristiani. Vediamo un attimo. Pronto? Sicuramente tutti questi sono cristiani. Il punto è, Pio XII sapeva o non sapeva che questi venivano massacrati? Allora, Pio XII lo sapeva perfettamente e ha preferito mantenere una posizione prudente, però lui è responsabile esattamente come quelli che facevano funzionare i forni crematori, né più né meno. La responsabilità morale è una cosa molto precisa. La Chiesa Cattolica è responsabile di tutto questo, è responsabile di massacro. Pronto? Sì? Mi senti? Sì? Ciao, sono Andrea. Ciao Andrea. Ascolta, io ho un articolo del Corriere della Sera, no? Di sabato 7 marzo. Sì? Sì. Allora, titolo: I giovani disertano la messa, tra i banchi pochi e disattenti. Alcuni parroci hanno modificato la liturgia. Allora, qui praticamente si lamenta, perché è abbastanza lungo, Sì. no? Te lo spiego. Allora, si lamentano perché una volta avevano 70-80 chierichetti, no? Sì. Oggi arrivano a malapena 4 o 5. Vuol dire che la gente comincia a ragionare, secondo me, no? E questa gente qui, secondo me, stanno chiudendo.
Poi continua dicendo che devono trovare delle soluzioni, no? Sai che soluzioni trovano adesso? Vogliono fare? Allora, Don Luigi Fabris, parroco a Padova, per tutta la prima parte della messa separi i bambini in una cappellina laterale, proponendo la liturgia delle parole in forme più adatte alla loro età e al loro linguaggio. Come fregarli meglio? Hai capito? Sì. Don Federico Pellefrini, parroco a Brescia, auspica l'uso al momento dell'offertorio, che non so cosa sia, di simboli e strumenti comunicativi adatti alla loro età, come cartelloni, fogli, degli impegni d'acqua, ceri e fiori. Comunque guarda che questa pratica è già abbondantemente usata nelle scuole elementari. E viene imposta anche ai bambini che non fanno religione. Ma ti pensi, io, mio figlio, se avessi un figlio, glielo do in mano a loro, che loro me lo... Sì, bravo. Hai capito? E mette sulla cappellina a parte. Ma è roba da matti. Per me è fuori di testa tutto. Comunque è un bel articolo, perché da quando ti seguo, adesso seguo tutti gli articoli, me li ritaglio, no? Bravo. Perché mi interessa. E così vedi esatto, il cambiamento come avviene, bravo. Ecco. I miei complimenti. Ok. Ciao. Comunque, ciao. Se fate una pizza insieme, no? Magari lo dici per radio, magari vengo anch'io. Sì, ma noi la facciamo come pagani o apprendisti stregoni. Vabbè, cioè proprio per discutere di cose. Se vuoi, venire, puoi venire benissimo. Vabbè, anche tu. Sì, sì, no. Mi dai, però, siccome non so dove la facciamo, che vabbè, limiti. Mi date un colpo di telefono, io per radio non lo dico. Ah, ho capito. Mi date mi dai un colpo di telefono a casa. Ah, va bene. E ne parliamo un attimo e poi ci vediamo. Okay. Va bene? Grazie. Ciao, ciao Claudio. Ciao. No, per radio non lo dico perché è inutile darlo per radio, insomma, non è una cosa pubblica o un pranzo pubblico, lo facciamo proprio per discutere fra noi, insomma, fra amici. Chiaramente è aperta a chiunque vuole partecipare, insomma, che abbia un interesse simile al nostro, tutto lì. Comunque ho anch'io, Andrea, questo articolo che mi hai citato, ho qualcosa anch'io perché viene riprodotto su più giornali. Vediamo un attimo. Ostie con la scadenza e la Chiesa protesta. Mercoledì 4 marzo 1998 la Repubblica e la Chiesa protesta perché ha scadenza. Ma come a noi che siamo la Chiesa, volete che noi avveleniamo i fedeli? Allora basta mettere la scadenza, che discorsi ci sono? Cioè, se c'è una legge che dice tutte le cose alimentari che entrano per bocca devono avere la scadenza, tu dai scadenza. Ma ricordiamoci che la Chiesa Cattolica dice non è quello che per bocca distrugge l'uomo perché tanto va a finire nel cesso, ma è quello che esce dall'uomo, attenzione, va detto sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista etico-morale, eccetera. Cioè sono due termini di lettura, tutti e due aberranti, tutti e due assurdi, tutti e due da nazisti, perché sono insegnamenti nazisti questi, e vanno letti in tutti e due modi, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista morale. Dalla Repubblica del 4 marzo 1998. Garibaldi fu un negriero? L'eroe dei due mondi accusato di trasportare in Perù lavoratori cinesi imbarcati a forza. L'episodio fa discutere storici e fans. Garibaldi stava molto sulle scatole cattolici. Tant'è che spicca per astio Monsignor Rizzolati, vicario apostolico di Ukwang. L'ex maresciallo Garibaldi è qui, giunto dall'America con un carico della più eccellente merda, ricordo che trasportava guano, d'uccellame di quelle contrade. Si credeva fare ottima speculazione, ma il suo viaggio, essendo stato troppo lungo, dovrà piuttosto perdere che guadagnare. Oppure segnalando l'arrivo di questa nave che arrivava in Cina, che poi dalla Cina aveva caricato schiavi, dicevano alcuni, il suo carico è di sterco d'uccelli, onorifica proprietà di un maresciallo di quella serenissima Repubblica, la Repubblica Romana, ricordo, dove la gente fu fatta massacrare dal Papa, dalle baionette francesi. Ecco quei grandi avventurieri che tiranneggiano la Santa Chiesa a ritornare a quella vile bassezza di cui invano cercavano di emergersi.
Tanto scherno faceva velo del terrore che Garibaldi incuoteva nella curia, al punto che sul dorso di una banale nota informativa giunta alla propaganda fide di Roma, un anonimo impiegato così appuntò: il diavolo di Garibaldi è andato in Cina con la squadra navale peruviana. In realtà è andato con una nave. Solo che questa nave sembrerebbe che al ritorno dalla Cina fosse carica di schiavi. E dice, lo stesso Covey, Philips Covey, uno storico, rintracciò documenti peruviani che assolvevano Garibaldi. Per esempio, la lista delle navi negriere del Perù non era compresa questa nave, la Carmen. Soltanto che c'è quella frase dell'armatore, l'armatore si chiamava De Negri, cioè il padrone della nave, ma sempre perché diceva in una lettera, ma sempre portato cinesi nel numero imbarcato e tutti grassi e in buona salute, perché li trattava come uomini e non come bestie. Per cui anche se li trattava bene, sembra che Garibaldi facesse questo. Però è una cosa molto dubbia storicamente. Il mio giudizio personale è un po' più categorico, nel senso che Garibaldi andò in Sicilia promettendo le terre ai contadini, e promettendo le terre ai contadini fomentò la rivolta che ha portato all'unità d'Italia. Però la promessa che ha fatto non l'ha mantenuta, cioè non ha dato le terre ai contadini, bensì ha dato il sud dell'Italia al re del Piemonte. Questo mi fa guardare molto male Garibaldi, perché quando una persona non è una con la parola che dà e con quello che fa, mi lascia molto perplesso. Comunque, lascio a chi vuole il giudizio. In ogni caso, questo passo della lettera del negriero, del padrone della nave, è una lettera reale. Eccezionale scoperta nel sottosuolo della capitale. Gli archeologi hanno rinvenuto uno smisurato affresco che raffigurava una città vista dall'alto, dalla Repubblica del 4 marzo 1998. Vi ricordo che per 1500 anni i cristiani sono andati in giro affermando che Nerone aveva bruciato Roma. In realtà questo non è vero, è una falsità. È più facile che sia stato qualche romano, qualche cristiano, è più facile che Roma abbia preso fuoco perché le catapecchie erano costruite male. Il problema è che Nerone fece ricostruire Roma, cioè dette ordine di ricostruire Roma con delle soluzioni urbanistiche notevoli, specialmente antincendio, sicurezza e altre cose. Di questo i cristiani hanno tentato di occultarne. Se prendete i libri delle scuole elementari e via via aumentate le scuole, dalle scuole elementari passate alle scuole medie, alle scuole superiori, dalle scuole superiori alle università, sono sempre versioni diverse, cioè c'è sempre il cambiamento. In realtà Nerone, insieme a Claudio, insieme ad altri, Domiziano, fu uno fra i più grandi imperatori di Roma. Cioè, sicuramente Nerone fu uno dei più grandi in assoluto. E fu un grande cantore, non uno strimpellatore. Tant'è che il successo che ebbe in Grecia come cantante fu eccezionale. Però si voleva denigrare, si voleva sputtanare, specialmente alcuni storiografi di Roma fecero questo. In realtà c'erano cose ben più serie se si voleva sputtanare davvero, però le cose più serie servivano anche per sputtanare gli altri, cioè quelli che dominavano in quel momento, che non la singola persona. Va bene, andiamo avanti. In ogni caso Nerone fu un grande imperatore effettivamente. Venerdì 6 marzo 1998, dalla Repubblica, il dio del vento Eolo riemerge dal mare in Sicilia. In realtà è successo che è stata ritrovata una statua che si pensa che possa rappresentare una figura greca di Eolo. Ricordo che i cristiani a Roma fusero e distrussero tutte le statue che poterono distruggere. Delle statue equestri, delle centinaia di statue equestri che ci fu a Roma, vennero tutte distrutte, meno che la statua di Marco Aurelio a cavallo, che si salvò perché nella loro ignoranza, nella loro imbecillità, i cristiani pensarono che quella statua fosse quella di Costantino, l'imperatore che dette il via al cristianesimo, perché che rese il cristianesimo religione ufficiale. Per cui non distrussero la statua di Marco Aurelio,
però hanno distrutto tutto quello che hanno potuto distruggere, nel modo più squallido, e prima o dopo dovranno ripagare i danni, eh? Non è che non, prima o dopo non dovranno ripagarli. Vediamo ancora. Dal Gazzettino del 9 marzo 1998. Londra, ci terremo noi i marmi del Partenone di Atene. Personalmente, se devo dare un giudizio personale, io sono d'accordo che stiano a Londra. Perché questo? Perché ricordiamo che il Partenone di Atene, i cristiani lo hanno saccheggiato e distrutto per trasformarlo in una chiesa. I musulmani lo hanno saccheggiato e distrutto per trasformarlo in una moschea. I veneziani lo hanno adibito a polveriera facendolo esplodere in gran parte. Quei marmi sono stati prelevati da un inglese, messi su una goletta, la goletta affondata, sono stati conservati da Nettuno per un sacco di tempo in fondo al mare, dopodiché sono stati recuperati dal fondo del mare. Probabilmente se non fossero stati messi sulla goletta sarebbero andati distrutti. Per cui io preferisco che si restiano a Londra in questo momento, salvo cambiare opinione. Bene. Abbiamo intanto finito una buona parte di rassegna stampa. Vediamo un attimino lunedì 16 marzo 1998. Azione cattolica, crisi e crollo degli iscritti.